L'azienda Reno 83 si specializza nella produzione di attacchi dentali. Adesso vi avevo accennato prima, vi avevo anche chiesto se qualcuno di voi conoscesse cos'è un attacco, non ho avuto risposta, quindi immagino che è una cosa quasi sconosciuta, diciamo. Già comunque il mondo dell'odontotecnica, il mondo dell'odontoiatria è molto grande ed è molto vasto, quindi sappiamo che i prodotti sono tantissimi ed è anche difficile andare a vedere, appunto, andare a conoscere tutti i componenti, tutti i possibili materiali nel dettaglio. Oggi appunto ci soffermeremo agli attacchi, vediamo un attimo cosa sono gli attacchi e quali differenze hanno con altre applicazioni. Sicuramente tutti voi sapete cos'è un gancio, tutti voi siete studenti dell'odontotecnica, quindi sapete cos'è effettivamente un gancio. Il gancio è questa applicazione qua che appunto permette alle nostre protesi di essere ancorate a dei denti naturali. Qua potete vedere un esempio di un gancio e un esempio di un attacco. Vedete, nella stessa protesi abbiamo due sistematiche diverse. Una che è il gancio, che effettivamente non è estetico, è invasivo. L'altro invece è l'attacco. L'attacco come si presenta? L'attacco in sé per sé presenta una sfera, che la possiamo chiamare Patrice, e una matrice, che è appunto questa cappetta che avvolge, che si aggrappa alla sfera. Vedete appunto le differenze fra gancio e attacco. Bene, la Rain ha diversi tipi di attacchi. Noi infatti produciamo attacchi sia per le protesi removibili, per le protesi fisse e per protesi ancorate a barre. Qua avete qualche esempio, questi due attacchi li adoperiamo soprattutto per realizzare degli scheletrati. In questo caso vedete la sfera che è di colore verde, di conseguenza è una sfera normo e dal diametro 2,5. Le sfere rosse invece hanno un diametro di 1,8. Questi sono i due diametri che la Rain produce. Sono diametri standard e praticamente si equivalgono a tutti gli attacchi che ci sono in produzione. Questi sono degli attacchi resilienti, perché appunto sono degli attacchi elastici, perché appunto ci sono le cappette, elastiche. Questo tipo di attacco invece è un attacco frizionante, quindi un attacco rigido. Poi ovviamente durante il webinar vi spiegherò anche nel dettaglio la differenza degli attacchi. Abbiamo anche degli attacchi per le barre, questo è un tipo di barra che possiamo realizzare con dei nostri attacchi calcinabili. Qua potete vedere che la barra può essere utilizzata in due diversi modi, infatti si chiama OT-bar multi-use, perché infatti dalla parte tonda, diciamo, rivolta verso la parte occlusale, la barra diventa rigida. Mentre adoperando la parte tagliata verso la parte occlusale, quindi con la parte tonda verso la gengiva, la adoperiamo in modo resiliente. Prima abbiamo visto degli attacchi calcinabili, cioè fatti in plastica e una volta lavorati, sono degli attacchi che possono essere fusi e da plastici diventare metallici. Poi invece abbiamo anche degli attacchi già lavorati da noi in metallo. Questo tipo di metallo appunto è il titanio. Perché il titanio? Perché il titanio appunto è uno dei materiali più biocompatibili. Qua abbiamo degli scan, abbiamo degli abutment e qua invece abbiamo la linea di attacchi sempre in titanio che ci servono per realizzare appunto le barre. La Rain 83, come vi ho detto prima, produce attacchi dentali per tutti i tipi di lavorazioni e ai giorni d'oggi è presente in 112 paesi nel mondo.
Quindi in poche parole la Rain 83 è presente nei quattro continenti, quindi diciamo in tutto il mondo. Bene, adesso vediamo una breve storia della protesi dentaria, una breve storia diciamo dell'odontotecnica e del campo dentistico. Noi abbiamo ritrovato appunto dei resti di protesi risalenti ancora al 2500 avanti Cristo. Quindi potete capire che l'odontotecnico o il dentista sono personaggi che esistono già da oltre 4000 anni. Non dico che è la professione più antica del mondo, però comunque è una professione che risale 4000 e passa anni fa. Inizialmente appunto le protesi venivano fatte da resti di denti animali, quindi animali defunti dai quali appunto venivano estratti i denti e poi adattati nel cavo orale umano. Successivamente poi passano 4000 anni, passiamo già nel 1500 d.C., quindi nella nostra era. E vediamo che in Giappone iniziano a comparire le prime protesi totali in legno. In legno potete capire anche voi che non erano né estetiche né. Sicuramente non so, una protesi in legno messa in bocca non mi immagino neanche come poteva risultare. Poi successivamente passano ancora degli anni. Si continua con la sperimentazione, si continua con l'introduzione di nuovi materiali appunto nel campo dentistico. Nel 1700 appunto iniziarono a sperimentare l'utilizzo di denti animali, denti umani inglobati in delle basi in avorio. Già vedete comunque poteva venire fuori una protesi almeno un po' più decente, più estetica. Solo che c'era ancora il problema che le protesi non erano stabili, cioè le protesi a lungo andare o comunque magari se realizzate male si staccavano, quindi durante la masticazione, durante le fasi di fonetica, di parlata, le protesi si potevano staccare e quindi far fare una brutta figura appunto alla persona che era portatore. Di conseguenza, sempre nel 1700 iniziarono a realizzare queste protesi totali, quindi superiore e inferiore, collegati fra di loro da una molla. Questa molla che vantaggio ci dava? Ci dava un vantaggio, quindi una funzione meccanica che aggrappava le due protesi, una nell'arcata inferiore e l'altra nell'arcata superiore, ed evitava che queste protesi si staccassero. Capite benissimo che comunque il problema più grave della perdita della protesi durante la parlata o durante la masticazione era della protesi superiore. Protesi inferiore è più difficile da perdere, è più difficile che si stacchi, mentre nella protesi superiore era un problema molto diffuso. Infatti nel 1700 iniziarono a realizzare queste protesi collegate fra di loro dalle molle e come esempio potete vedere appunto la protesi di uno dei presidenti degli Stati Uniti, di George Washington. Nel 1800 ci fu un'altra evoluzione, un'evoluzione che ci avvicinò appunto ai giorni d'oggi. È stata l'invenzione della vulcanite, cioè non tanto l'invenzione quanto il fatto di poterla utilizzare nel campo dentistico. E infatti nel 1800 i dentisti iniziarono a realizzare i denti in porcellana, quindi in ceramica, e questi denti già non venivano inglobati nell'avorio, ma venivano inglobati nella vulcanite, che è questo materiale qua. Come vedete è già più estetico, e assomiglia di più appunto a quella che è la gengiva naturale. La grande rivoluzione, il grande boom appunto è avvenuto nel 1900, nel quale c'è stato il primo utilizzo delle resine acriliche nel campo dentale. La resina acrilica appunto era molto più semplice nella lavorazione, era più estetica,
perché appunto sono le resine che utilizziamo ancora oggi per la maggioranza delle dentiere. Tutte le dentiere che vedete, la classica dentiera della nonna o del nonno, è sempre realizzata appunto con questa resina acrilica. Poi, tra l'altro, è una resina anche dura, quindi permette una durabilità, adattabilità, comfort e facilità costruttiva, che comunque riguarda sempre la semplicità di lavorazione. Bene, oggi parleremo appunto della protesi removibile. Però prima di parlare della protesi removibile, volevo spiegarvi un attimo queste due tipologie di protesi, cosa sono e che collegamento hanno con la protesi removibile. Abbiamo la protesi mobile totale, qua secondo me non c'è niente da spiegare, tutti sappiamo cos'è. La protesi mobile totale è una protesi che viene realizzata appunto per dei pazienti totalmente edentoli, nell'arcata inferiore o arcata superiore o entrambe le arcate, quindi la si realizza quando si ha tutta la cresta edentola, quindi una totale mancanza dei denti nell'arcata superiore o inferiore. Protesi mobile parziale invece cos'è? È una protesi appunto mobile perché il paziente la può rimuovere, la può togliere, però è una protesi parziale. Non è totale come la protesi tonale, come la dentiera, ma è una protesi parziale perché appunto una parte dei denti, una parte di protesi viene ancorata, cioè collegata, aggrappata a dei denti naturali. Questo è il classico esempio appunto degli scheletrati, il classico esempio delle protesi con ganci. Bene, vediamo quindi cos'è l'overdentor. L'overdentor è appunto protesi totale o protesi parziale ancorata a radici naturali o radici artificiali. Per radici artificiali intendiamo gli impianti. Quindi, in poche parole, la protesi totale che abbiamo visto prima, che appunto non aveva ritenzione, l'unica ritenzione che poteva avere era l'effetto ventosa che si crea appunto fra la base della protesi acrilica con la cresta. Questo era l'unico attacco che potevamo sfruttare, l'unico aggrappo. Qua invece abbiamo la presenza di due attacchi, in questo caso sono degli attacchi radicolari, quindi sono dei pivot, degli attacchi cementati all'interno del canale radicolare e a queste due sfere, a questi attacchi appunto si aggrappa la protesi. Quindi a parte sfruttare l'effetto ventosa, che era l'effetto che appunto sfrutta la protesi mobile totale. A parte sfruttare quell'effetto lì, c'è lo sfruttamento anche della ritenzione data da questi due attacchi. Bene, vi faccio vedere un attimo il nostro catalogo. Noi infatti sul sito rain83.com abbiamo tutti i nostri cataloghi, cataloghi barra manuali. Perché manuali? Perché da una parte nel catalogo vengono spiegati e descritti i nostri prodotti. Quindi qua potete vedere la presentazione del prodotto e tutti gli accessori, tutta la componentistica che ne è collegata. Nella parte azzurra invece del catalogo, che è questa qua, potete vedere appunto protocolli clinici, quindi delle fasi che man mano vi spiegano la lavorazione, vi spiegano il protocollo collegato appunto al prodotto. Invece nella parte verde abbiamo la sezione dedicata al laboratorio, quindi stessa cosa che abbiamo qua nella parte clinica, ce l'abbiamo anche nel laboratorio, però ovviamente i protocolli non sono più clinici, ma i protocolli sono da odontotecnico, quindi protocolli per il laboratorio. Vi ho spiegato cos'è l'attacco, adesso vediamo appunto cosa sono le cappette. Le cappette, chiamiamole matrici o chiamiamo l'attacco maschio e matrice la chiamiamo femmina,
Sono matrici elastiche le nostre, cioè della Rain 83 sono elastiche, infatti la Rain è l'unica azienda al mondo adesso a produrre matrici elastiche. Dopo vi spiegherò anche il perché. Noi di queste capette ne abbiamo diversi tipi, abbiamo delle capette classiche che possono essere normo o micro, quindi vi ricordo, diametro della sfera normo è 2,5, diametro della sfera micro 1,8. Abbiamo quindi le classiche che si differenziano appunto per la loro ritenzione, quindi la più ritentiva, la meno ritentiva e la meno ritentiva ancora, diciamo. Comunque questo lo potete trovare sul catalogo, appunto scaricabile sul sito e qua c'è anche la descrizione e la funzione di ogni singola cappetta. Poi ci sono le cappette gommose, quindi queste sono praticamente elastiche, sono le meno ritentive, sono definite atraumatiche. Ci sono delle cappette extra resilienti, ci sono delle cappette sottodimensionate, se per caso a lungo andare abbiamo un'usura della sfera. Quindi sono cappette che all'interno hanno un diametro ridotto. Bene. Gli attacchi, come anche i ganci, comunque esistevano già da prima, cioè esistevano da diverso tempo. La Rain non ha inventato l'attacco, però la Rain ha inventato l'attacco a ritenzione elastica. Cioè, cosa vuol dire? Fino al 1983 esistevano solamente attacchi rigidi, non esistevano ancora attacchi elastici. L'attacco rigido in sé per sé cosa rappresenta? Rappresenta un attacco, quindi una patrice, rappresenta una matrice in metallo che appunto essendo in metallo o in plastica acetalica e comunque altri materiali rigidi, non ha la possibilità di sfruttare la ritenzione, ma può sfruttare solamente la frizione. Quindi, non avendo memoria elastica, questa matrice si va ad aggrappare sulla sfera, ma solamente in questo punto qua, che è il punto di massima sporgenza, diciamo, l'equatore della sfera. Quindi è un attacco che va a lavorare solo per frizione. Poi un altro dato negativo, diciamo, di questo tipo di attacco è il fatto che comunque sono materiali rigidi. Quindi qua si ha una frizione fra metallo e metallo, comunque fra metallo e una plastica acetalica. Plastica acetalica per durezza non è come il metallo, però siamo vicini, cioè comunque è un materiale abrasivo. E quindi potete capire che a lungo andare, dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 3 anni, qua si avrà sicuramente l'usura della sfera. Ciò non avviene con le cappette della Rain 83, che sono appunto realizzate con materiali elastici che sono nylon e teflon. Qual è il vantaggio appunto di queste cappette? Il vantaggio sta nel fatto che le cappette hanno una memoria elastica. Quindi una volta oltrepassato l'equatore, tornano alla situazione iniziale. Poi, tra l'altro, avendo anche questa memoria elastica, hanno la possibilità di sfruttare una zona più larga, diciamo, una zona ritentiva più larga, perché appunto non vanno solo per frizione qua, ma sfruttano tutta la ritenzione che è tutta la parte appunto sotto equatoriale. Bene, qua potete vedere che appunto la Rain vi permette di realizzare diversi tipi di protesi che possono essere a ritenzione elastica, protesi anche frizionanti e protesi a ritenzione elastica e meccanica, come nel caso appunto delle barre o T-bar multi-use. Qua per farvi vedere che appunto con la nostra azienda si possono realizzare diversi tipi di lavori che possiamo paragonare appunto a diversi tipi di macchine, di protesi. Bene, parliamo ora invece della protesi parziale.
Questa ve l'ho presentata prima, ma sicuramente è una protesi che voi conoscete e che appunto avete magari anche già realizzato. Questa è una protesi superiore e inferiore, appunto, ancorata a dei denti naturali. Quindi il paziente ha ancora i suoi denti naturali nel gruppo frontale, quindi nella parte anteriore delle arcate, invece nelle parti posteriori non ha più denti e in questo caso l'odontotecnico aveva deciso, assieme appunto al medico, di realizzare queste due protesi ancorate appunto ai denti che erano rimasti, diciamo, nel cavo orale. Vedete sicuramente l'estetica, cioè questo paziente sicuramente quando sorride scompare questi ganci e questi ganci diventano evidenti. Non è una cosa sicuramente bella. Bene, vediamo adesso un attimo come andare a risolvere questo caso qua. In questo caso il medico ha deciso di togliere questi denti che erano già compromessi, quindi i denti ai quali si aggrappava la protesi sono stati tolti. Sono stati tolti non del tutto, cioè non sono stati estratti, ma sono stati limati. Quindi, in poche parole, del dente intero è rimasta solamente la radice dentro la bocca, cioè la corona è stata fresata via, mentre la radice è ancora lì in sua sede, che comunque continua a mantenere l'osso. Quindi è stato preparato il canale radicolare con le frese a posto, quindi previa una devitalizzazione e una successiva preparazione del canale radicolare. Il medico ha testato questi pivot, che sono dei pivot block, ma li vediamo anche più avanti. Ha preparato il canale, ha applicato appunto il cemento all'interno del canale radicolare. Ha applicato il cemento anche su questo pivot radicolare, che il pivot è in titanio, vedete che è metallico, quindi parte già in titanio, ed ha appunto cementato il pivot all'interno della radice. Questa è la situazione che vedete appunto in bocca e questo sarà poi il risultato finale. Quindi non ci saranno più i ganci qua, ma i ganci che non sono più ganci ma diventano attacchi, ma che comunque hanno la stessa funzione, rimarranno inglobati nella protesi e quindi estetici e quindi non saranno visibili sicuramente come i ganci. Poi appunto sul pivot, il pivot cementato, quello metallico, viene messa una cappetta ritentiva che vedete qua, viene applicata la resina nella protesi, resina liquida, viene messa la protesi appunto nel cavo orale del paziente, si fa schiacciare le due arcate al paziente, si aspetta l'indurimento della resina, si tolgono gli eccessi di resina, si rifinisce appunto la parte attorno alla cappetta e diciamo che la protesi è finita. Questo appunto è il nostro attacco per far vedere come funziona. E vedete il risultato. Quindi il paziente si è presentato dal clinico con questa situazione qua. Una situazione sicuramente poco estetica e sfavorevole al paziente ed è uscito con questa situazione qua. Vedete comunque la differenza, è tutta un'altra storia. Bene. Vi ho parlato per adesso esclusivamente delle sfere, quindi come ho già ripetuto altre volte, ma ve lo ripeterò altre volte. Colore verde, sfera 2.5, che è la normo, sfera normo. Sfera micro invece ha il colore rosso ed ha un diametro di 1.8. Poi c'è anche l'equator. L'equator non è più un attacco sferico, perché appunto attacco sferico vuol dire che ci deve essere la sfera. La sfera qua c'è. Qua non c'è più la sfera, infatti è un attacco low profile a profilo basso ed è praticamente un'evoluzione della sfera. Quindi, in poche parole, nella sfera è stata tolta questa parte qua. Abbiamo, poi, fra l'altro, ingrossato un po' il collo ed è venuto fuori questo attacco qua.
Vi accendo un attimo, questo attacco qua ai giorni d'oggi è l'attacco più basso al mondo. Parlo di verticale e infatti è l'attacco proprio sul commercio più piccolo al mondo. Vedete la differenza? In poche parole, nella protesi l'ingombro totale della sfera con cappetta e contenitore metallico dove sta la cappetta, l'ingombro della sfera normo è di 3,3. L'ingombro appunto dell'equator è 2,1. Bene, vediamo adesso un attimo un video che vi presenta appunto step by step le fasi cliniche della realizzazione della protesi con appunto i pivot equator. Prima abbiamo visto dei pivot block, dei pivot sferici, adesso vediamo invece dei pivot equator. Questa è la situazione iniziale che potete vedere, così il paziente si è presentato nello studio, nella clinica. Infatti la domanda che ci poniamo, ma è questo il futuro dei nostri pazienti? Speriamo di no. Questa è la situazione, lui ha ancora due denti, uno posteriore e uno anteriore. Questo è il nostro pivot equator. Si parte subito con la devitalizzazione, con la preparazione del nostro canale, per poi passare appunto alla cementazione del pivot. Qua vedete la cementazione, ovviamente la fotopolimerizzazione, perché comunque la maggioranza dei cementi sono fotopolimerizzabili. Questo è il risultato in bocca. Da questa situazione si è messo il transfer sopra e si è presa l'impronta, quindi si è trasportata tutta la situazione, tutta la bocca, diciamo, i dati della bocca dalla clinica in laboratorio. Qua vedete già appunto il modello realizzato in gesso. Questo è il contenitore con la cappetta. Quindi si è realizzato in laboratorio già la protesi, adesso il medico stava testando il fit checker, quindi stava cercando di vedere se c'erano dei contatti fra il contenitore e appunto la protesi. Una volta che non ci sono più contatti, il medico va ad isolare il nostro attacco tramite questo dischetto protettivo, sopra il dischetto protettivo mette il contenitore con la cappetta, prepara la resina, resina a freddo, quindi monomero e polimero, prepara la resina, la va a mettere, a spalmare appunto sulla parte dove andrà a ribasare la cappetta. Inserisce in bocca appunto la protesi con la resina ancora liquida, aspetta l'indurimento della resina, fa chiudere al paziente appunto per trovare la posizione giusta, la posizione in occlusione. Una volta indurita la resina, rimuove la protesi, toglie il dischetto protettivo e va a rifinire appunto tutti gli eccessi. Una volta rifiniti gli eccessi di resina, toglie la cappetta con questo strumento e sempre con lo stesso strumento mette una cappetta ritentiva. Questa è la cappetta. La va a mettere, la va a sostituire appunto nella protesi, dando così ritenzione alla protesi. E questo è il risultato, vedete? Quindi si fa la prova, si mette la protesi nel cavo orale del paziente, lo si fa chiudere e vedete appunto il risultato. Non c'è più quel gancio che rovinava l'estetica e vedete comunque solamente con un attacco il paziente fa fatica a rimuovere la protesi. Qua c'era un dente ancora residuo e l'abbiamo lasciato perché comunque era in buono stato. Quindi, in poche parole, è una protesi ancorata nel lato posteriore con dei due ganci, che
che comunque nel lato posteriore non ci cambia niente, cioè nel senso non ci rovina l'estetica, se i ganci lavorano bene possono continuare a lavorare. Nella parte frontale invece, dove c'era questo gancio che appunto andava a rovinare l'estetica, l'abbiamo sostituito con lo tacco, ridando l'estetica alla protesi. Bene, abbiamo visto comunque la metodica diretta, quindi cementazione del pivot in titanio direttamente in bocca. Se invece preferiamo farlo in laboratorio, andiamo a fare una Richmond, cioè nel senso non si chiama più pivot, ma si chiama Richmond. Perché si chiama Richmond? Perché ha la stessa funzione del pivot, quindi è un perno radicolare con la sfera in testa al perno, ma a parte appunto il classico pivot, ha anche la copertura di tutto il nostro canale radicolare. Quindi con queste Richmond, che adesso andiamo a vedere come si realizzano, noi abbiamo la possibilità anche di salvaguardare, di proteggere le nostre radici. Quindi, come avviene tutto ciò? Si prendono dei perni appunto calcinabili, non sono più perni, non sono più pivot in titanio, ma sono pivot appunto calcinabili. Li si prendono e si ribasano all'interno del canale radicolare. Quindi, in poche parole, si prende il pivot, si mette della resina liquida attorno al pivot, un po' della resina all'interno del canale radicolare e si ribase. Quindi si inserisce il pivot, si aspetta l'indurimento e si estrae appunto il tutto. Una volta che abbiamo estratto, andiamo a togliere la parte superiore, quindi abbiamo togliere questo pivot e andiamo a preparare una sfera che verrà incollata sopra. Per incollarla sopra, noi dobbiamo posizionare il nostro attacco perpendicolare al piano occlusale. Quindi, per trovare il nostro piano occlusale, abbiamo bisogno del parallelometro, che è questo qua. Adesso spero che avete già visto dei parallelometri, sapete cosa servono e come si utilizzano. Comunque, grazie a questo parallelometro abbiamo la possibilità di posizionare i nostri attacchi in laboratorio perpendicolari al piano occlusale. Come facciamo a rilevare il piano occlusale? È molto semplice, prendiamo quest'asta qua, che è un'asta, vedete, parallela al piano d'appoggio. Quest'asta la andiamo a regolare in base al montaggio che abbiamo fatto dei denti o comunque in base ai denti già presenti nel modello. Andiamo a regolare prendendo il contatto dei primi molari con gli incisivi centrali. Quindi prima andiamo a selezionare i molari, le cuspidi dei primi molari e poi le cuspidi dei molari con gli incisivi centrali. Ovviamente vedete che qua c'è un piattello mobile, cioè nel senso un piattello che si può svitare e si può regolare in altezza e in inclinazione. Quando andiamo a fare questo posizionamento, diciamo che appunto va in base alle cuspidi dei molari e agli incisivi centrali, lo allentiamo questa base e poi una volta che quest'asta qua ci risulta parallela alle cuspidi e agli incisivi, blocchiamo questo piattello. Una volta che abbiamo impostato appunto il nostro parallelometro in modo perpendicolare al piano occlusale, andiamo a preparare la nostra sfera. Come vedete qua è una sfera proprio a parte, una sfera con una base. La sfera la andiamo ad inserire nella chiave del pallometro e la andiamo a cementare sul nostro pivot. Cementare, scusate, incollare con dell'acqua, con dell'attac o con della resina. Una volta che, cioè, in poche parole, questo è il nostro risultato iniziale, quindi abbiamo questo pivot senza la sfera, ma con questa base. Una volta trovato l'asse di inserzione, andiamo a preparare la sfera e la cementiamo su quel pivot, la incolliamo.
Una volta appunto incollata, andiamo con della cera a modellare sopra la nostra radice. Quindi, in poche parole, realizziamo un contenitore che copre la nostra radice e che chiude appunto sul margine incisale. Bene, una volta realizzata appunto la nostra Richmond, noi siamo già pronti per la parte clinica, per la cementazione della Richmond all'interno appunto del cavo orale, però dobbiamo ancora andare a realizzare la protesi e per trasportare appunto la posizione già della nostra Richmond dalla bocca al modello, quindi al laboratorio, abbiamo bisogno dei transfert. Questi transfert normo, quindi diametro 2,5, micro diametro 1,8, vengono posizionati sulle sfere in bocca e con materiali appunto da impronta, viene presa l'impronta e portata in laboratorio. In laboratorio, di conseguenza, in questi transfert che sono inglobati Va bene, prende l'impronta, appunto. Questi transfert che sono inglobati appunto nell'impronta, il tecnico va a posizionare gli analoghi all'interno dell'impronta, all'interno di questi transfert. Qua vedete come avviene, questa è già la Richmond, quella che abbiamo costruito prima, però in questa fase è già la Richmond fusa e rifinita e lucidata. Sulla Richmond, vedete, è stato messo il transfert. Il transfert, appunto, viene inglobato nella nostra impronta e una volta trasferita l'impronta in laboratorio, il tecnico va a posizionare gli analoghi nei transfert. Una volta posizionati in questi transfert, ovviamente il tecnico del laboratorio va a realizzare il modello, quindi cola il gesso all'interno dell'impronta, si realizza il modello, da qua si realizza poi la base in cera, quindi fa il montaggio della protesi e successivamente poi realizza già la protesi in resina da consegnare al clinico. Ok, per adesso abbiamo visto la possibilità appunto di inglobare le nostre matrici all'interno delle protesi, però abbiamo anche la possibilità di rafforzare le nostre protesi, quindi abbiamo la possibilità di realizzare dei parascheletri. Cos'è un parascheletro? Un parascheletro è questa situazione qua. Può sembrare una barra, ma effettivamente non è una barra, ma è un rinforzo inglobato all'interno della protesi. Questo rinforzo lo andiamo a realizzare con questi contenitori. Ovviamente, se avete voglia, poi comunque sul sito potete vedere anche dei nostri video che ci spiegano step by step tutti i procedimenti. Poi comunque quando parliamo anche della parte dell'implantologia, vi faccio vedere anche step by step come si realizza questo rinforzo. Comunque il rinforzo, una volta realizzato, una volta posizionato, una volta fuso, viene inglobato nella protesi. Che vantaggio ci dà questo rinforzo? Ci dà il vantaggio che non avremo mai una situazione del genere, mai. Non avremo mai una rottura della protesi, che questa comunque è una cosa molto comune. D'altronde, la realizzazione del rinforzo, comunque il fatto di mettere un contenitore all'interno della protesi, ci permette anche una facile sostituzione delle cappette. Le cappette, come abbiamo detto da prima, le matrici, hanno una vita media di 12 mesi. Perché? Perché sono igroscopiche. Sono elastiche e per il fatto che sono igroscopiche, inglobano i liquidi, quindi assorbono i liquidi e a lungo andare diventano dure. Se diventano dure e non vengono sostituite, passiamo da attacchi resilienti, da attacchi elastici ad attacchi rigidi. E quindi torniamo nella situazione di prima, dove non c'è più la ritenzione, ma c'è la frizione e quindi un successivo consumo della sfera.
Infatti, una volta che comunque è presente un contenitore o un parascheletro all'interno della protesi, c'è la possibilità di sostituire la cappetta in 2 secondi con questo strumento. Vedete, da una parte c'è l'estrattore, dall'altra l'inseritore. Come funziona? Da questa parte si mette il manico, quindi si sfrutta solamente l'estrattore. E facendo leva all'interno della protesi andiamo ad estrarre la cappetta. Si inverte questo manico e si mette dall'altra parte, compare appunto l'inseritore e abbiamo la possibilità di inserire una nuova cappetta. Bene, vediamo adesso che vantaggi ci dà il contenitore e il parascheletro all'interno. Nel primo caso abbiamo visto, il primo caso clinico che abbiamo visto, c'era la posizione appunto delle nostre cappette direttamente nella resina. Quindi queste cappette qua, che hanno una durata di vita di 12 mesi, in poche parole, ogni 12 mesi queste cappette bisogna toglierle e sostituirle. Qua non abbiamo il contenitore. Abbiamo solamente la cappetta inglobata nella protesi, quindi l'unico modo per andarla a sostituire è andare dentro con la fresa, togliere tutta la parte di resina attorno alla cappetta e successivamente andare a ribasare delle nuove cappette all'interno. Qua abbiamo già un'evoluzione, quindi da Fiat passiamo a Maserati, qua abbiamo i contenitori, quindi nei contenitori possiamo utilizzare questo strumento qua. Cappette inglobate in resina, non possiamo utilizzare lo strumento. Qua possiamo utilizzare lo strumento. Vantaggio di questa rispetto a queste due è il fatto che questa si potrà rompere qua, questa anche. Questa, avendo un parascheletro, avendo un rinforzo all'interno, non si romperà mai. Questo non accadrà mai. Bene. Adesso parliamo un po' di implantologia. Abbiamo parlato per adesso dei casi radicolari, quindi delle radici, di denti naturali. Abbiamo parlato di radici naturali. Adesso parliamo un attimo di radici artificiali. Radici artificiali abbiamo detto che appunto sono gli impianti. Ok. Quindi, prima abbiamo visto che per le radici noi abbiamo la possibilità di avere appunto dei pivot in titanio o pivot calcinabili, che sono quei perni radicolari. Qua invece abbiamo la possibilità di avere dei abutment, cioè hanno la stessa funzione, solo che i pivot vengono cementati, gli abutment invece vengono avvitati, sfruttando appunto il filetto dell'impianto. Noi realizziamo questi abutment, abbiamo gli abutment sferici, quindi vedete sfera micro diametro 1,8, sfera normo 2,5 e l'abutment anche equator. Per ordinare questi abutment a noi basta sapere la marca dell'impianto sul quale si lavora, diametro dell'impianto e altezza della gengiva e ovviamente appunto il tipo di attacco, se volete sfero block, micronormo o equator. Bene, vediamo un attimo appunto cos'è l'altezza della gengiva, cos'è l'altezza del trasmucoso. L'altezza che ci serve è l'altezza che parte dalla piattaforma dell'impianto e va ad arrivare alla massima estremità della gengiva. Quindi, per dirci l'altezza, voi potete usare questo strumento che viene appoggiato direttamente sulla piattaforma implantare, poi questo anellino qua viene poggiato sull'estremità della gengiva e vedete che compare un colore. In questo caso compare il colore grigio. Il grigio equivale a 5 mm. Quindi per ordinare appunto l'abutment ci dite marca dell'impianto, diametro dell'impianto e altezza della gengiva, che per esempio in questo caso era 5 mm. Questo è come avviene in bocca, quindi vedete praticamente la stessa situazione. Bene, vediamo un attimo cosa sono i sferoblocchi, i sferoflex.
Questa è la Batman, di conseguenza la cappetta è la stessa che abbiamo utilizzato anche per i pivot radicolari. Qua potete vedere come funziona, quindi l'inserimento, tutta la stessa cosa, praticamente è la medesima cosa delle radici, solo che appunto su impianti, radici artificiali, come le abbiamo chiamate prima. Vedete, questi non vengono cementati, ma vengono avvitati tramite questa chiave appunto all'interno del cavo orale. Sopra vengono posizionate le cappette. Qua potete vedere un video, magari lo vedete anche sul sito più dettagliato. Con questi anellini direzionali noi riusciamo ad andare a risolvere i disparallelismi. Quindi vedete, non sono paralleli fra di loro, ma adoperando lo spicillo e girando questi anellini inclinati, riusciamo comunque a rimettere le cappette in parallelo. Di conseguenza, da queste cappette messe in parallelo si può prendere l'impronta e poi dall'impronta realizzare appunto il modello e andare a costruire la protesi. Qua vedete appunto la situazione in bocca, poi realizzazione già del modello tramite appunto l'impronta e realizzazione della protesi con queste cavità qua all'interno. Ovviamente queste cavità sono il negativo di queste cappette. Adesso vi spiego anche il perché. Perché una volta consegnata la protesi al medico, il medico in questo caso, infatti, visto che non c'è un parascheletro, va a posizionare le cappette direttamente in bocca. Quindi posiziona le cappette sugli abutment, disfa la resina, prepara la resina finché è liquida, la mette appunto in queste cavità, che sono il negativo delle cappette. Posiziona la protesi in bocca al paziente, fa chiudere al paziente per trovare appunto la relazione con denti naturali superiori o protesi superiore, quello che sia. Gli fa chiudere la bocca, gli fa attendere l'indurimento della resina, nel frattempo toglie gli eccessi che possono essere questi, quindi se si mette troppa resina, ovviamente la resina può fuoriuscire. Finché è liquida è più facile da rimuovere, più che rimuoverla dopo con il micromotore. Si tolgono tutti gli eccessi, si aspetta l'indurimento. Una volta indurita la protesi, si toglie la protesi. Vedete qua c'erano dei dischetti protettivi che appunto salvaguardavano i nostri impianti, i nostri abutment. E una volta indurita, una volta rimossa la protesi, si tolgono gli eccessi. E si consegna la protesi poi direttamente al paziente. Quindi il paziente va via, va a casa già con l'abutment e con cappette inglobate nella protesi. Qua ovviamente non ci sono i contenitori, quindi ogni anno, ogni 12 mesi, il clinico dovrà con la fresa andare a togliere le cappette e andare a ribasare da capo, quindi rifare da capo questa situazione qua. Ok, anche qua appunto c'è la possibilità di trasferire i dati dalla bocca al modello. C'è la possibilità anche qua di costruire in rinforzo perché appunto le sfere sopra sono le medesime dei pivot radicolari, quindi sopra al nostro impianto, sopra la nostra radice abbiamo sempre la stessa sfera. Quindi costruendo appunto il rinforzo, non avremo mai una situazione del genere. Vediamo un attimo come si può costruire. Infatti, da questa situazione si trasporta tutto in laboratorio e nel laboratorio si costruisce questo rinforzo, che il rinforzo, una volta fuso, comunque rimarrà inglobato nella protesi. Questo è il risultato finale. Vediamo infatti come si costruisce il rinforzo. Qua abbiamo il nostro modello, sul modello abbiamo dei anelli posizionatori normo. Gli anelli posizionatori vanno a simulare le nostre cappette. Ci sono gli anelli direzionali, quelli che abbiamo visto prima, quindi che grazie allo spicillo permettevano di autoparallelizzare
i nostri attacchi. Invece gli anelli posizionatori sono quegli anelli che vengono messi sulla sfera e simulano la cappetta ritentiva. Quindi, come prima cosa, vengono messi gli anelli direzionali per andare a parallelizzare. Vedete, con lo spicillo, girando l'anellino, si riesce a parallelizzare. Una volta che abbiamo trovato il parallelo fra i due impianti, andiamo a posizionare gli anelli posizionatori. Sopra questi anelli posizionatori mettiamo dei box, che sono questi box qua. Sono dei box calcinabili, quindi una volta finita la lavorazione si fondano e si fondono. Questa è la situazione, quindi abbiamo l'anello direzionale sotto, abbiamo l'anello posizionatore all'interno e il box qua sopra. Il box viene poi unito da questi connettori e questo è il risultato già fuso. Quindi una volta che abbiamo creato la nostra struttura in pattern resina, comunque collegando tutte le parti calcinabili, andiamo a togliere il nostro rinforzo, lo andiamo a fondere. Una volta fuso, abbiamo questo risultato qua e appunto al posto degli anelli posizionatori ci mettiamo già le cappette ritentive. Questa è la situazione appunto pre-zeppatura, quindi pre-preparazione della protesi, vedete che i denti sono preparati. All'interno mi dicono di tagliare, adesso cercherò di andare più veloce perché dicono di tagliare. E qua vedete appunto il risultato è questo, quindi parascheletro, sì, un rinforzo metallico all'interno della protesi, ma che è totalmente estetico, cioè comunque è una cosa che non si vede solo dalla parte inferiore, nel gruppo frontale o comunque nella parte vestibolare, è invisibile. Ok, qua estrattore di cappette, inseritore di cappette, lo strumento che abbiamo visto anche prima. L'evoluzione appunto dell'equator, sia per i pivot anche per gli abutment abbiamo l'equator, quindi una sfera tolta questa parte è divenuta così. Il vantaggio anche dell'equator rispetto alla sfera è il fatto che abbiamo un filetto qua. Questo magari lo vedremo in un altro webinar, perché questo ci dà la possibilità su questo abutment avvitare o una barra o avvitare addirittura una protesi fissa. Attacco più piccolo sul mercato, quello che abbiamo visto anche prima. Per quanto riguarda le divergenze, appunto, l'equator se stesso comunque permette di risolvere disparallismi fino a 30 gradi fra due impianti, quindi 15 da una parte e 15 dall'altra, un totale di 30 gradi. Qua potete vedere appunto come funziona. Ma se abbiamo dei disparallismi oltre a 50 gradi, quindi no, scusate, oltre ai 30 gradi, quindi dai 30 gradi ai 50 gradi, abbiamo anche la possibilità di adoperare questo tipo di contenitore, che è il contenitore SmartBox. Praticamente questo contenitore è un doppio contenitore basculante. Adesso ce lo fa vedere in sezione, capite anche come funziona. Vedete comunque il contenitore con all'interno la cappetta viene inserito sull'abutment e vedete che ha questo gioco, ha questa bascula. Che vantaggio ci dà questo? Questo ci dà il vantaggio che anche se abbiamo dei disparallismi appunto oltre a 30 gradi, abbiamo la possibilità di realizzare protesi con impianti molto disparalleli, quindi anche impianti vestibolari, impianti distali, comunque impianti inclinati. Qua vedete appunto come si presenta, un doppio contenitore e durante l'inserimento della protesi non fa altro che autoparallelizzarsi, che adeguarsi. Infatti per questo diciamo che ha un'inserzione atraumatica, perché è lui stesso che capisce come andare ad inserirsi senza creare dei traumi al paziente durante l'inserimento. Ok,
Ovviamente se abbiamo disparlismi oltre a 50 gradi, anche qua abbiamo una soluzione. Soluzione della radice erano le Richmond, che comunque erano Richmond costruite in laboratorio, c'era la possibilità di oltrepassare disparlismi. Per quanto riguarda gli impianti, anche qua abbiamo delle parti calcinabili che sono queste. Queste bianche qua sono delle Ucla, quindi sono delle canule che sotto hanno la connessione con l'impianto, quindi hanno l'esagono, l'ottagono, hanno la connessione dell'impianto. E sopra, sempre grazie al parallelometro, sopra queste possiamo andare a metterci il nostro attacco, che può essere equato o può essere una sfera. Vedete, questo è il risultato, quindi è un abutment creato direttamente in laboratorio. È ovvio che voi vedete la vite esce da una parte mentre la sfera guarda dall'altra. In poche parole abbiamo la possibilità di oltrepassare disparallismi e spostare la sfera o comunque l'equator rispetto alla nostra vite passante. Ovviamente ci sono anche le possibili combinazioni, quindi se avete dei impianti paralleli potete tranquillamente utilizzare i nostri abutment già fresati, già torniti, e invece nei casi in cui avete disparallismi maggiori potete andare a realizzare gli abutment homemade in laboratorio e assimilare tutte e due le componentistiche nella stessa protesi. Adesso io vi auguro di non trovare mai dei pazienti del genere, cioè non vorrei che voi creaste dei lavori che potessero portare a delle situazioni del genere. Direi che finisco qua, vi lascio, no, non vi lascio, vi lascio con questo video perché comunque noi oggi abbiamo parlato solamente della parte analogica, della parte tradizionale dell'odontotecnico e del dentista. Sappiamo tutti benissimo, cioè io magari anche meno di voi, perché comunque mi sono diplomato 5 anni fa, voi vi diplomerete o quest'anno o l'anno prossimo, speriamo non di più, che voi non rimaniate più a lungo nella scuola. E comunque tutti voi sapete che questo, il video che state vedendo, non è più il futuro, ma il presente. E quindi vedrete sempre di più dei lavori del genere e sicuramente quando andrete in laboratorio, quasi sicuramente dopo la sala gessi, che quella è d'obbligo per tutti odontotecnici neofiti, dopo la sala gessi quasi sicuramente passerete al CAD/CAM e questo appunto sarà il vostro lavoro di tutti i giorni. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, lascio appunto questo link che vi riporta al nostro sito, soprattutto nella sezione dei video webinar, che appunto ricordando la situazione in cui ci troviamo ai giorni d'oggi, quindi alla non possibilità di uscire di casa, alla non possibilità di frequentare dei corsi, qua sul nostro sito rai83.com/video-webinar potete trovare dei webinar, sicuramente sarà pubblicato anche questo se lo volete rivedere. Ci sono anche dei webinar di altri nostri colleghi, colleghi odontotecnici e colleghi odontoiatri. Quindi comunque potrete passare delle giornate magari sfruttando questi video e imparando qualcosa. E poi soprattutto se avete qualche domanda, se avete qualche dubbio, lascio anche la mia mail che è stan@rai83.it. Accedendo a questa, scrivendo a questa, chiedendo di qualsiasi cosa appunto inerente, speriamo alla Reno 83, vi rispondo e comunque vi mantengo aggiornati, cerco di risolvere dei dubbi o dei quesiti. Bene, vi ringrazio ancora e vi lascio adesso, sento con i moderatori, se ci sono delle domande cerco di rispondere, grazie ancora.